Viviamo in un mondo bello e affascinante, minaccioso e pieno di pericoli, che ci spaventa e attrae allo stesso tempo. Ciò che accade intorno a noi ci stupisce e interpella. La realtà che ci circonda ci sollecita e ci impone di allentare il ritmo delle nostre giornate. Stop, fermati, osserva, rifletti. È davvero un mad world. Eppure, questa apparente confusione, questo vortice di fatti e circostanze così contraddittori, non sono in grado di arrestare la nostra sete di senso, la nostra esigenza di unità. Piuttosto, il caos apparente è proprio ciò che mette in moto la ragione, che si avventura tra le pieghe del mondo alla ricerca di un filo unitario, di un ordine e di una trama dietro le apparenze. Proviamo a fare un passo indietro. Più di 2600 anni fa, quello che la tradizione indica come il primo filosofo, Talete di Mileto, partendo dalle stesse esigenze che muove noi oggi, il desiderio di trovare una chiave in grado di dischiudergli i misteri della vita e il senso delle cose, ha messo in moto la ragione. Si è fermato a osservare, ha riflettuto e ha individuato nell'elemento acquatico l'archè, il principio e il fondamento di ogni realtà circostante. È l'inizio di un'avventura affascinante e di cui anche noi possiamo essere i protagonisti. Per la nostra scuola, la filosofia non è solo lo studio di ciò che gli altri hanno pensato, ma è quella disciplina che, partendo dallo stupore di una realtà complessa e misteriosa, ne indaga l'origine, lo sviluppo, le caratteristiche fino alle sue radici ultime. È per questo che studiare il pensiero dei filosofi coincide con il paragone costante con menti acute e profonde che non hanno mai smesso nemmeno per un secondo di osservare, stupirsi, domandare.